Oggi inizieremo di nuovo a fare la mappa CTM e iniziamo direttamente a craftare un piccone in diamante. Perché? Perché l'ascia ce l'ho già, allora praticamente, per chi non lo sapesse, io ho già un'ascia molto bella e potente, che dovrebbe essere questa qua, che picchia forte, più forte della spada, e quindi non ci serve la spada in diamante. Però ora guardiamo un attimo le terracotta che ci mancano. Grazie perché mi state ricordando sempre, non nei commenti, che mi scrivete sempre terracotta. Allora, praticamente, Dunisiani, qua ci sono tutte le cose che abbiamo già fatto, però ne dobbiamo anche trovare alcune. Però, secondo me, le isole sono finite. Finite completamente. Cioè, non so se ci siamo capiti, ma proprio finite finite. Quindi l'ultima isola che abbiamo da esplorare, le ultime due in realtà, sono quella del Nether e questa qua, che in realtà non è nemmeno un'isola questa qua, però vabbè, questo è. Allora, qua abbiamo degli stivaletti con unbreaking e dei biscotti. Abbiamo trovato anche la red terracotta, perfetto. Ne abbiamo un'altra, molto bene. Allora, questo è un'ottima cosa, Tunisiani, ma stiamo attenti soprattutto allo stregone. Quello stregone schifoso che, mamma mia, ci infila il suo basta. Che brutte cose, vabbè. Allora, non posso più dire, perché se dico, poi dopo va a finire male. YouTube mi toglie completamente dalla faccia della terra, quindi non lo voglio più dire. Allora, però, adesso, oltre a mettere la terracotta ovviamente qua, perché fatemi sapere se vi piacciono di più i video, stavo per cadere, i video che non taglio, i video senza tagli, perché secondo me sono belli, sono più belli dei video con i tagli, perché se vedete adesso no, faccio molti meno tagli che all'inizio. Però stavo dicendo, adesso dobbiamo andare qua in quest'isola molto bella in realtà del Nether, e per fortuna sono riuscito a togliere gli spawner di magma block, perché quelli erano pericolosissimi, porca miseria. Cioè, quelli là spawnavano i magma block e ci uccidevano. Cioè, veramente, non so se avete visto quell'episodio dove, porca miseria, cioè, ogni minuto che passava era una cosa impossibile. Però, qua in fondo, ho visto un'altra cassa. E l'ho vista venendo appunto qua, spaccando appunto tutti questi spawner, ecco, non mi veniva la parola. Oh, che stupidino, Dunis. Allora, però, adesso siamo pronti a vedere cosa c'è. Benissimo, allora c'è la light grey terracotta, che però, scusate, devo metterla qua. Boh, non so perché, ma non va. E qua c'è una spada con Fire Aspect 2. Ok, perfetto. Mi ha dato pure l'advancement in realtà si chiama, ma vabbè. Quello che è, insomma, non mi interessa. Intanto qua c'è anche ancora il mio amico strizza la pizza, no? Voi sapete, no? Quello della porca miseria. Mi ha detto che puzzo! Ma come si permette? È lui che puzza. E lui, guardate, strizza la pizza, dovete sapere che non si lava mai. Fa schifo! Schifo, guarda, fa schifo strizza la pizza. Boo! Guardate, io spero proprio che strizza la pizza cada giù da questo dirupo. E spero proprio che arrivi lo stregone e gli faccia cose brutte. Ma questo stregone, bisogna stare attenti, perché appena arriva è finita. Cioè, vi fa le magie nei posti più brutti, dove solo l'immaginazione umana può arrivare. E nient'altro però, perché sennò poi dopo è brutto. Allora, andiamo da questa parte, io intanto sto dicendo cavolate su cavolate. E da questa parte però, ok, il monumento si sta completando sempre di più. Per ora io mi chiedo, Dunisiani, una domanda specifica. Guardate che bel vestitino che ho, porca miseria, bellissimo. Cioè, ho sia i pantaloni che la corazza qua. Allora, una domanda specifica, Dunisiani. Com'è possibile, sto ancora ridendo per il vestitino, com'è possibile che non ci siano, diciamo, altre terracotte? Secondo me devono essere tutte in altre isole, per forza, io ne sono sicuro, perché altrimenti non so dove andarle a cercare, veramente non so. Allora, quali sono le isole dove non avevano trovato terracotta? Dove non avevano trovato terracotta? Io non so parlare, mannaggia alla mia bocca che non sa parlare, eh? Allora, io ho paura di andare nell'isola dello stregone, ma lì l'avevamo trovata la terracotta secondo voi? Io non mi ricordo. Tu strizza la pizza, ti ricordi? Mi ha dato un pugno! Che male, ma come ti permetti? Gli ho dato uno schiaffo io, mamma mia. Scherzo, e voi non fatelo con nessuno, mi raccomando.
cioè ovviamente io faccio vedere queste cose, ma non esiste Strizza la Pizza, cioè non è che ci stiamo dando pugni fra persone vere, Strizza la Pizza è solamente il mio amico immaginario che a volte si vede anche in videocamera, no, per esempio voi adesso lo state vedendo proprio qua, certo che lo vedete, poi nello scorso video mi avete detto che non lo vedete. Ma come, cioè come vi permettete solamente di dire che non lo vedete? Certo che lo vedete, lo dico io, cioè è qua, no. Scherzo, cioè nel senso non siete pazzi, sono pazzo io casomai. Forse qua sotto però magari c'è qualcosa. Non sembra, molto bene. Allora, da qualche altra parte però ci dovrà essere, tipo tu maialino sai dov'è? Tu sai dov'è? Perfetto, non sai dov'è, molto bene, sono contento per te. Allora, perché appunto è andato nell'aldilà. Vabbè, non sanno dov'è la terracotta però. E nemmeno io so dov'è la terracotta, porca miseria. Ah, Dunisia, allora, se volete possiamo farci un altro giretto là, perché secondo me là in quell'isola, quell'isola dei demoni, si nascondono molte cose, molte altre cose che noi non abbiamo visto. Però, allora, ho dato un'esploratina off camera. Ovviamente sono riuscito a mettere molte, molte torce. Ovviamente sono morto 30 volte. Però ho anche ucciso molti mostri. Molto bello è stato, perché è stata anche una vendetta. Però, adesso cerchiamo di andare là. E già qua in lontananza potete vedere le 3 miliardi di torce che ci sono. Porca miseria, ce ne sono tantissime. Veramente un sacco. Vabbè, cerchiamo di andare da questa parte. Però, intanto, Dunisiani, io vi chiedo, se volete, di lasciare un emoji dei pantaloni, se c'è nei commenti, perché così simboleranno, Cosa sto dicendo? Perché miseria, non so parlare. No, allora, scheletro non ci stiamo capendo, come non detto. Meno male che non dovevano esserci più cose. Meno male. Qua c'è uno zomboide schifoso, ti faccio vedere io, Allora, adesso però Strizza la Pizza ha giocato durante la notte e adesso sa giocare più o meno. Adesso vediamo come sa giocare Strizza la Pizza. Allora, no, Strizza la Pizza, stai sbagliando. Adesso sta giocando Strizza la Pizza, Dunisiani. Voi lo riuscite a vedere? È proprio qua che sta giocando al mio posto. Allora, vedete, sta anche mangiando. Porca miseria, Strizza la Pizza è bravo. No, però ecco, stai già andando. Ecco, stai sbagliando, Strizza la Pizza. Sei un po' migliore della scorsa volta, però stai già sbagliando. Non si sbagliano con queste cose. Ma c'è un pappagallo, ma che carino. Adesso sto giocando io perché Strizza la Pizza non sa giocare. Allora, c'è sto zombino che sta dando fastidio però. Bravissimo. Allora, c'è questo qua. Questo è un pappagallino molto carino che chiamerò Sfrigolo, perché fa pure no, come i creeper che sfrigolano tutto il tempo. Porca miseria, quegli creeper schifosi sono miei acerrimi nemici. Io la notte me li sogno. No, questa è una maledizione, Dunisiani. Dunisiani, questa è una maledizione, giuro che non è stata programmata questa cosa. Giuro che non è stata questa cosa non è stata programmata. Io ve lo assicuro. Cioè, io ho detto, me li sogno la notte, dietro di me cosa c'era? Un creeper che mi è esploso. Non è possibile. Cioè, è una cosa veramente che non me la spiego. Ma grazie mille della cesta, molto gentile. E grazie mille dei 14 diamanti. Guardi, lei è talmente tanto bravo che adesso allora, se io però la connetto non mi dà più niente, giustamente. Vabbè, allora la lascio qua, chi se ne frega. Porca miseria, Tunisiani, ma ci ha dato 14 diamanti. Ma voi siete pazzi? 14 diamanti. Cioè, ci rendiamo conto? Sfrigolo. No, ehi, qua c'è lo scheletro stratta. Si chiama così questo scheletro, Strata. Allora, Strata, stai ferma però. Un altro creeper, io ve l'ho detto. Io quelli là me li sogno la notte ormai, i creepers. Perché fanno tutti come sfrigolano, tutti quanti tutti così. Fanno schifo. Però, allora, abbiamo trovato, diciamo, dei diamanti, però. Dunisiani, ma scusate, ma voi mi state vedendo tutto strano, vero? E io ora mi sto rendendo conto, ma che bravo youtuber che sono. Ah, mannaggia a me, vabbè, lasciamo perdere, va, perché sennò poi dopo qua mi arrabbio. che bello, vero? Quando succedono queste cose sei uno youtuber, mamma mia. Questo esprime la mia frustrazione.
Comunque adesso vado a farmi un'armatura in diamante completa, cioè non completa perché non si può fare. Però a parte che io sto veramente sudando come una scrofa, in calore, rimbecillita, tutta quanta che arriva dalle ceneri, tipo Giangiuberto, tutta quanta però accaldata, no? Che gli scendono le gocce, no? Avete presente le scrofe tipo i maiali, no? Che gli scendono le gocce tutte così. Poi però arriva lo stregone che fa whoop! E però è brutto quello, no? Perché porca miseria fa male. Fa malissimo dopo. Ma certo, Dunisiani, non abbiamo esplorato un'isola fondamentale. Porca miseria! Allo stregone! No, 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 sto sbagliando, no, non dovevo farmi questo. Devo farmi... Allora, l'elmetto e gli stivali, giusto? Allora, facciamo così. No, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ho fatto una specie di barchetta in diamante. Cos'è? Ok, perfetto. Adesso mi posso mettere... Siamo completamente covered, eh? Quindi completamente coperti. Molto bene. Ora, la cosa che posso fare è un'altra. E sarebbe appunto quella di prendere del legno e andare per l'ultima isola a vedere cosa c'è qua. In quest'isola bellissima. Porca miseria. Perché allora qua in teoria, se riesco a salire, Dunisiani, guarda, guardate che questa... Ho fatto un piccolo taglio perché... Non è possibile, non è possibile quello che è appena successo. Cioè, voi avete visto, ho perso tutto. Io là mi stavo disperando, veramente. Io non sapevo che cosa fare là in quella situazione là. E quindi mi stavo disperando. E quindi cos'è che ho fatto? Ho urlato forte, quindi ho preferito tagliare. Perché se no voi avreste sentito solamente me che urlavo e non era una bella cosa. Però mi sono anche abbastanza arrabbiato. Non vorrei ripetere questa cosa perché, porca miseria, è stata molto brutta, eh. Vabbè, comunque adesso stavo dicendo, dopo aver perso praticamente tutte le cose belle che avevamo nell'inventario, cerchiamo di andare da questa parte e trovare magari un'altra terracotta se ce n'è. E qua nevica pure. Wow, che bello, no? Nevica, porca miseria. Dai, però abbiamo perso tutto. Per giunta per cosa? Per niente, no? Perché non c'è niente qua, dai. Non mi dire. Non mi dire. Porca miseria. Porca miseria, scusate, ma qua, allora, qua, allora, praticamente posso fare del legno, che il legno, facendolo così, sì, però è tutto notte, dai, per favore, che youtuber sono, e non c'è niente qua, basta, io mi suicidio, ciao, basta, non è possibile, dormi, dormi immediatamente, perché io non sono qua a farti da servetto, prima di tutto, grazie, allora, Dunisiani, questo episodio è stato... Un guadagno perché abbiamo trovato moltissime cose, ma abbiamo perso le armature. L'armatura in diamante, le armature belle. Abbiamo perse tutte, tutte Dunisiani. Porca miseria, mi do schiaffi da solo. No, questa è stata Strizza la pizza che mi ha dato uno schiaffo. Porca miseria. Un altro schiaffo, porca miseria. Strizza la pizza, non ti permettere mai più. Punto. Allora, stavamo dicendo. È stato un bellissimo episodio pieno di avventure e accaldamenti come le scrofe. Se volete vedere altri miei video, mi raccomando iscrivetevi a questo canale perché stiamo diventando in tantissimi, porca miseria, un sacco, veramente che non ci sta nemmeno in questo schermo, non ci state tutti. Vabbè, ovviamente non ci state tutti in questo schermo perché siete talmente tanti che porca miseria non ci state da nessuna parte. Però non è che so, siete bellissimi e bravissimi, tutti quanti, bravi. Allora, grazie per aver guardato questo video. Se siete arrivati fino a questo punto del video siete stati bravissimi, quindi scrivete torcia nei commenti perché la torcia è bellissima e quindi... Noi ci rivediamo nel prossimo video. Iscrivetevi, mi raccomando. E con lo schiocco magico di Dunis. Ciao!